Buongiorno, ciao ragazze, bentornate sul mio canale, scusate, è buio, ecco, e vi chiederete come mai stai facendo questo video in queste condizioni. Come avrete letto dal titolo, questo sarà un piccolo video vlog per spiegarvi appunto che fine ho fatto e che cosa appunto sto facendo e perché non sto più registrando e caricando quindi video su YouTube. E ho deciso di girarvi questo video adesso perché è l'unico momento che ho libero, perché oggi devo andare di nuovo a scuola e quindi ho detto vabbè, mi sono appena svegliata, come si può vedere dalla mia faccia praticamente struccata, e ho detto vabbè, accendiamo adesso la videocamera e spieghiamo un po' cosa sta succedendo alle ragazze. Ho cambiato posizione perché il braccio mi stava praticamente andando fuori uso, mi stavo stancando con la videocamera in questo modo, non so come facciano le altre ragazze a registrare così. E niente ragazze, adesso sono le 11, io mi sono svegliata da una mezz'oretta, mi sono lavata, mi sono vestita e dovrei farmi lo shampoo e dovrei anche truccarmi perché oggi, come vi ho detto, devo andare a scuola. Ma scuola di che, vi chiederete? Non so se tutte lo sapete, perché non tutte mi seguono su Facebook e su Instagram, lì comunque ho postato qualche foto e vi ho dato qualche indizio. Io è circa un mese che sto frequentando una scuola di trucco, in particolare un corso di visagista e truccatore, quindi alla fine di questo corso mi verrà appunto dato un diplomino, chiamiamolo diploma, sì, perché poi è riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello nazionale, quindi potrò a tutti gli effetti essere appunto una visagista e truccatrice. E da circa sto frequentando questo corso da circa un mesetto e ragazzi, è stupendo, è veramente bellissimo. Quando diciamo ho cominciato non ci credevo, perché alla fine ero sì andata per delle informazioni, comunque volevo sapere il corso com'era strutturato e tutte le informazioni diciamo, però mai mi sarei sognata di iscrivermi per davvero, anche perché come sapete io sono all'università, sono iscritta all'università, sono al terzo anno e quindi per me frequentare, comunque prendere un altro impegno è comunque problematico, perché io oltre all'università sto anche lavorando, quindi fare tantissime cose contemporaneamente per me non era tanto facile, però è sempre stato il mio sogno quello di fare comunque di frequentare una scuola e un'accademia di trucco, e anche se i miei progetti inizialmente erano diversi, perché io volevo frequentare un'accademia a Napoli, però purtroppo devo essere sincera, a livello economico proprio non era il caso, e poi comunque andare avanti e indietro da casa fino a Napoli tutti i giorni richiedeva ulteriori spese, ulteriore stress, perché io già ci vado per l'università a Napoli tutte le mattine, riandarci anche il pomeriggio magari per l'accademia non mi sembrava appunto il caso, e quindi ho scelto quest'altra scuola che è più vicino casa ed è comunque validissima, perché vi ho detto il diploma è riconosciuto a livello nazionale, quindi cioè a livello europeo, nazionale sì, poi vi farò sapere meglio, comunque è riconosciuto, non è un semplice diplomino, non è un semplice attestato di frequenza, ma posso appunto usarlo per lavorare. Ecco, e questo a me interessava, guardo sempre fuori perché sto aspettando il corriere e quindi questo, la novità principale è questa, e sto appunto frequentando questa scuola, ecco perché non sto caricando video con la stessa frequenza con cui li caricavo una volta, perché vi ho detto sono impegnatissima tra lo studio dell'università, lo studio della scuola, perché comunque abbiamo un programma da seguire e quindi da studiare, e il lavoro che è cominciato da poco perché avevo staccato per un periodo, adesso l'ho ripreso e quindi io il pomeriggio praticamente sono sempre fuori casa. L'unico momento libero è un pochettino la mattina quando non sto studiando, però comunque non ho sempre tempo e non ho sempre, vi dico la verità, la testa e la voglia per fare video, perché comunque capita anche quelle giornate dove ci sono tutta la famiglia a casa praticamente, e quindi mi è impossibile registrare un video in tranquillità e quindi con calma. E tocco continuamente i capelli, ma me li devo andare a lavare, mi devo
truccare perché ho una faccia proprio da ebete, ho le occhiaie che mi arrivano fin sotto alle guance e niente, adesso sono solo a casa appunto e quindi ho detto accendiamo questa benedetta videocamera e come novità principale è appunto questa della scuola e poi qualcuna di voi volevo appunto rispondere a delle ragazze che mi hanno scritto sui video, sotto i video di appunto di YouTube che volevano vedere la mia makeup collection, insomma la mia postazione makeup. Ve lo anticipo già da adesso, non è niente di che, perché io ho un semplicissimo mobiletto dove contengo tutti i miei trucchi. Io non ho queste grandi collezioni di trucco perché comunque tutti i trucchi che ho me li compro io e per una ragazza di 22/23 fra poco anni che comunque cioè, ha un lavoretto, non è che io faccia chissà quale lavoro e guadagni chissà quanti soldi, non posso permettermi tutti quei trucchi che hanno le altre ragazze che magari, non lo so, ops, fanno un lavoro diverso o non lo so come fanno ad avere quelle enormi quantità di trucco. Io ho giusto il necessario, insomma, qualche fard, qualche cipria, vabbè, questo poi lo vedrete, non voglio stare qui a raccontarvi. E quindi quel video lo voglio registrare, però vi ho già detto tempo fa che stavo sistemando la camera, mi stavano arrivando, pian piano stavo cercando di cambiare i mobili nella mia camera perché veramente non ne posso più di quei colori e di quei mobiletti, quindi il mio sogno è sempre stato quello di avere una camera tutta bianca e sto cercando di appunto di riuscirci, mi manca ancora qualcosina e diciamo da cambiare colore alle pareti, quindi cercherò di fare quanto prima e registrarvi appunto il video. Adesso mi mangio il mio bel cornetto che mi ha portato il mio papà e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere appunto il trucco che faccio oggi per andare a scuola. Un bacione, ciao! Buono! Eccomi qua, mi sto truccando nello specchio dell'armadio perché sinceramente non mi andava di montare tutto l'ambaradan per registrare i soliti video che faccio io, quindi mettere come si chiama sto coso della videocamera ben posizionato davanti alla finestra, lo specchio su mille scatole e così via, non mi andava e quindi ho detto vabbè, tanto non è niente di particolare. Alla fine non devo far vedere nessun trucco chissà quanto particolare, l'unica cosa è che volevo parlare un pochettino con voi e quindi ho detto, vabbè, mi devo truccare, accendiamo di nuovo la videocamera. Devo andare, come vi ho detto, per la 50ª volta forse a scuola oggi pomeriggio e quindi voglio fare un trucco molto semplice anche perché, cioè, appunto devo andare a scuola, non devo fare chissà che di particolare. E quindi vado a mettere il mio fondotinta il solito, il Fit Me di Maybelline, nella colorazione 225, che non so perché ultimamente è un poco scuro per me. Cioè, quando l'ho comprato andava benissimo, adesso lo vedo un pochettino scuro. Mi sarò sbiancata ulteriormente, non lo so. Non lo volevo nemmeno mettere il fondotinta, vi dico la verità, però ho delle occhiaie pazzesche, quindi le vado prima a coprire un pochettino col fondotinta e se è il caso metto anche un po' di correttore, ma sicuramente sì, cioè lo devo mettere per forza il correttore. E niente, non facevo un video parlato da una vita, infatti molte ragazze si sono lamentati tra virgolette, nel senso che mi hanno detto guarda preferisco di più i video che facevi prima in cui appunto eri tu a parlare senza questa musichetta, non riusciamo a seguirti. In realtà è vero perché anche io preferisco, vabbè poi dipende dalle situazioni, se ho poco tempo e diciamo sto guardando un video mi stanca il fatto che la ragazza, diciamo, in questione che sta facendo il video, spiega tutti i passaggi, i video troppo lenti mi annoiano, preferisco quelli veloci con la musica che durano poco e quindi faccio subito a guardarli, però capisco che alcune ragazze per seguirmi meglio hanno bisogno quindi di una spiegazione, anche se io non è che faccia questi trucchi chissà quanto elaborati, quindi non hanno bisogno di essere spiegati perché alla fine io
Cioè faccio cose semplicissime che tutte potete riprodurre, però capisco anche che ad alcune possono dare fastidio, può dare fastidio quella tipologia di video con la musica, e quindi cercherò di alternare i video, quindi fare una volta con la musica, una volta senza, dipende appunto dal tempo che ho a disposizione. E niente, adesso vado a mettere il correttore di Wacom, sempre il solito ragazzi, inutile che ve lo faccio vedere, quello aranciato, per coprire le occhiaie, perché le ho veramente molto pronunciate stamattina. Spero mi vediate bene da lì, sì. Vado appunto a picchiettarlo. Ah, volevo provare la spugnetta, aspettate un attimo. Spugnettina qui che vi ho fatto vedere nell'haul di Machillaia e l'ho già provata, però sinceramente non vi so dire se mi piace o no. La vedo, sì, è morbida al tatto, però la vedo plasticosa in faccia, non lo so come si boh. Cioè dovrei anche avere la Beauty Blender per dirvi se questa spugnetta è valida quanto quella o meno, nel senso che non avendo io mai usato spugnette per il viso, soprattutto di questa forma e di questo tipo, non so dirvi se questa è buona o no. Nel senso che penso che, cioè, vedo che stende bene il correttore, però è un po' troppo compatta, l'avrei preferito meno, come dire, meno densa, diciamo così, meno compatta, però malvagia non è. Poi se qualcuno di voi l'ha provata, fatemi sapere come vi siete trovate, se sto dicendo una cavolata, nel senso che fa schifo. Io però vi ho detto, non ne ho mai provate di spugnette così, quindi non vi so dire se questa è valida quanto le altre dello stesso tipo o no. Vedete, sì. Ok, steso questo correttore passo all'altro ed è questo qua di Essence che utilizzo appunto per illuminare un pochettino questa zona qui. Vedete, è molto chiaro. Mi piace tantissimo per questo scopo, appunto per ricreare punti luce. Molto molto bello. Infatti mi sta per terminare perché ne metto veramente a valangate, cioè lo uso sempre e quindi adesso devo anche ricomprarlo. In realtà mi sono finiti tutti i correttori perché avevo questo di Wacom pure sta per terminare, questo di Essence appunto che vi ho fatto vedere adesso sta per la strada e il la, no, come si chiama? L'Instant Anti-Age pure mi è finito. E mi è rimasto solamente il full coverage, una cosa del genere, di Kiko, ma ultimamente per le occhiaie non lo sto utilizzando più perché questa zona mi si è seccata particolarmente e quindi quello essendo troppo denso, troppo pastoso, mi va proprio, se ne va proprio nelle pellicine, me le evidenzia, no le pellicine, le rughette qui sotto e non mi piace l'effetto. Quindi quello l'ho un pochettino accantonato, sto utilizzando soprattutto questi più liquidi e anche se a giorni, da una cosa passo all'altra, anche se a giorni deve arrivare appunto a scuola la valigetta famosissima per i trucchi appunto, perché per il momento non stiamo facendo ancora lezioni di trucco, ma stiamo alla parte della visaggista, quindi trattamento viso, la detersione, la tonificazione, l'esfoliazione, tutte queste cose che riguardano appunto la preparazione del viso da fare prima di truccare, di truccarsi o di truccare qualcun altro. E quindi non abbiamo ancora conosciuto né il truccatore che appunto ci darà lezioni e né la valigetta contenente appunto i trucchi che dovremo usare. Ok, da lì, dall'anteprima mi vedo come se avessi bianco qua, però in realtà dal vivo non c'è alcun distacco, non lo so perché. Adesso faccio le sopracciglia, stacco la videocamera perché è sempre lo stesso procedimento, non voglio annoiarvi e poi passiamo al trucco degli occhi.
Allora, vado a mettere, cosa è successo qui? Ok, vado a mettere la base, ossia le log stage di Essence. Ho sentito dire che sta, cioè che è uscito fuori produzione, ditemi di no, perché veramente io questo primer l'adoro. In un video di una ragazza, però non mi ricordo proprio chi, e ha detto che non lo fanno più. Spero sia... Cioè, spero non sia vero, perché veramente questo primer per me è ottimo, perché io sulle palpebre ho tutte le venuzze che si vedono tantissimo e con questo non si vede più nulla, mi uniforma tantissimo la palpebra, quindi a volte anche quando non ho voglia di truccarmi gli occhi metto semplicemente un po' di primer, mascara e basta, proprio per... Che cos'è qua? Proprio per dare questo aspetto uniforme all'occhio, mi piace tanto. Devo ricomprare anche la cipria perché è finita. Questo video a quanto stiamo? Spero non sia troppo lungo. Vabbè, poi nel montaggio lo taglierò sicuramente un pochettino. Allora, adesso vado a prendere la mia questa palettina qui di Makeup Revolution, che è la Romantic Smoked, anche questa ve l'ho fatta già vedere ed è la prima volta che la uso. E allora vado a prendere, voglio fare un trucco molto neutro, vado a prendere questo grigio qua con un pennellino angolato da sfumatura. Oddio, è polverosissima, ragazze, non so se vedete. Oddio, che cosa è successo? Fallout a morire. Vabbè. E la vado a mettere, cioè lo vado a mettere solo qua, all'angolo esterno, e sfumo bene. La devo usare perché non riesco. E sfumo bene qua. Ok, voglio proprio che sia un'ombra, si vede? Impercettibile. Ok ragazzi, ho messo il grigio su entrambi gli occhi e adesso vado a prendere questo bianco shimmer e lo vado ad applicare su tutta la restante palpebra dove appunto non avevo messo il grigio, quindi all'inizio dell'occhio. Non vedrete una mazza di quello che sto facendo, avete ragione, perché la luce fa schifo, quindi forse è meglio se mi sposto verso la finestra. Che dite? Penso proprio di sì. Aspettate un attimo. Ok, va veramente meglio adesso. Niente ragazzi, ho messo appunto il grigio all'esterno dell'occhio, alla parte iniziale ho messo il bianco shimmer, sono andata ad intensificare l'angolo esterno con un pochettino di nero e adesso appunto devo sfumare, cioè vado a sfumare e devo dire che questa palettina non mi dispiace, anche se non ho ancora utilizzato tutti i colori perché l'ho diciamo appunto presa oggi, quindi non mi so dire, però è carina anche se dalla videocamera sembro Casper, cioè non lo so, i trucchi non rendono niente in questa videocamera, cioè è così carino dal vivo, là sembra mal sfumato e mi sembra un cazzotto bianco nell'occhio, cazzotto bianco nell'occhio, cioè voglio dire troppo bianco, cosa che dal vivo è bianco sì, ma non è eccessivo, è bello, è carino come risultato. Boh. Devo cambiare videocamera, ho capito. E ok. Rieccomi. Allora, ho fatto una riga di eyeliner, ho messo un po' di panna matte sotto l'occhio e adesso vado a piegare le ciglia senza specchio, brava. Mi cieco così. Questo video è veramente una confusione assurda, vado a piegare le ciglia.
Cioè, volevo fare tutta la bellina, mi preparo con voi, tutto carino, come fanno tutte, solo a me vengono questi video super incasinati, non riesco mai ad organizzarmi bene. Perdonate la mia poca professionalità, però. Vado a mettere in mascara il Lash Princess di Essence. Quante S? Lash Princess di Essence. E lo vado a mettere sia sopra che sia sotto. Sotto non ho messo niente, come vedete, perché già così mi sembra troppo. E quindi non ho voglia di mettere nulla sotto. Non ho messo niente nemmeno nell'alimentare, né matita nera né niente, perché voglio appunto maturarmi, mantenermi quanto più naturale possibile, se naturale si può dire, quindi senza caricare troppo. Ma sono l'unica che mette il mascara con gli occhi chiusi? Cioè, io mi sforzo di metterlo così, però proprio non ci riesco, cioè. Trovo che chiudendo gli occhi e proprio applicando lo scovolino qua sotto e tirando riesco a metterlo su tutte le ciglia, cioè proprio dalla radice. Invece facendo così, per paura di buttarmi lo scovolino del mascara nell'occhio, cioè lo metto solamente sopra alle punte. Boh. Questa è una delle altre, delle tante stranezze che ho io. Spero non sia l'unica a mettere il mascara così. Fatemi sapere voi come lo mettete. Penso possa bastare un altro po' qui. Ok. Adesso devo sistemare, cioè devo la faccia. Madonna, che capelli! Ok, vado a prendere la terra, il blush e torno subito da voi. Allora, come terra e blush utilizzo sempre il mio solito duo di Wacon perché mi è comodo, ragazzi, ho due prodotti in uno, quindi vado veramente molto comoda con questo prodotto. Vado ad applicare prima un pochettino di terra, giusto per ridare quella tridimensionalità al volto che col fondotinta un pochettino si è persa. Qui. Scaldo bene questa faccina, che da lì scaldi scaldi, sempre bianca. Forse devo cambiare qualche impostazione, non lo so, del bianco, perché veramente è bianchissima. Mi metto più lontana. Adesso vado a prendere il blush sempre con lo stesso pennello, molto professional, e lo vado appunto a mettere sopra allo zigomo, cioè solo qua praticamente, e non vedo l'ora che arrivi giovedì prossimo, che viene appunto il truccatore, perché questa parte diciamo del viso, quindi la parte che riguarda la visaggista, mi piace tanto, però non come appunto la parte di trucco, quindi non vedo l'ora di finire da una parte questa parte del programma per poter cominciare col truccatore. Intanto ero andata a prendere un altro pennello, vado a sfumare, perché appunto è quella che è la parte che più mi riguarda, cioè che più mi interessa. Però devo dire che non è da sottovalutare la parte della visaggista, perché comunque ci permette, oppure, cioè, o meglio mi permetterà in un futuro di poter lavorare anche in un centro estetico appunto come visaggista, e quindi è importante anche questo da non sottovalutare. Per le labbra non metto niente per adesso, perché comunque dopo devo comunque pranzare. Quante volte ho detto comunque? Devo pranzare, quindi non mi sembra il caso di mettermi il rossetto. Vado a mettere giusto un po' di burro cacao per queste labbra super screvolate. E poi dopo, quando devo appunto andare a scuola, vedrò quale rossetto mettere. E io direi che il trucco è completo, a
anche se con questi capelli sembro una pazza uscita dal manicomio, però quindi questo è il look di oggi completato. Io spero che questo video vi sia piaciuto o vi abbia comunque tenuto compagnia. Io vi invito a seguirmi anche su Instagram e su Facebook se non mi seguite già, perché soprattutto in questo periodo che sono un pochettino indaffarata, mi è più comodo postarvi magari una foto, un post per aggiornarvi delle novità, anziché fare un video, perché comunque fare un video richiede tempo, appunto, editarlo, caricarlo e purtroppo al momento non riesco a farlo, quindi se vi va seguitemi anche su Instagram e su Facebook. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!